Allora ragazzi, per lavare i tappeti, a me piace lavare su una terrazza così, però prima di lavare i tappeti devo prima lavare i pavimenti, quindi butto un po' di acqua e faccio una sciacquata perché sennò la polvere che c'è qua sopra questa terrazza va a passare tutta nel tappeto. Poi ho messo questo tappeto qua che è un tappeto più pelliccioso e per questi più pellicciosi io faccio così, io utilizzo il sapone, il Dash. Questo qua potete vedere che sembra pulito, ma non è pulito. Allora io prendo un contenitore e inserisco un po' di sapone Dash, quello per i vestiti, e un po' di omino bianco, questo qua, perché il tappeto c'è un po' di bianco, è chiaro, e voglio togliere le macchie perché c'era una macchia che non voleva andare via. La cosa ideale da fare è mettere in un catino un po' di acqua e inserire il sapone e questo sbiancante. Poi dopo metto l'ammorbidente, però io ho buttato direttamente sul tappeto e era meglio se buttavo con l'acqua, però all'inizio ho fatto così. E prima bisogna bagnare bene bene il tappeto, bene bene bene. E poi dopo inserisco il sapone, vedete che c'è una macchia qui che non vuole andare via. Allora ho buttato sopra un po' di sapone e vado a spazzolare per bene con una spazzola piccola. Buttavo acqua perché il tappeto è veramente molto spesso e non andava in profondità. E poi dopo vado a sciacquare bene. Bisogna sciacquare bene, bene, bene. Anche se voi sciacquate tante volte, esce un po' di sapone, ma fa niente, perché comunque questo tappeto è un po' così. Poi con un cosino per tirare l'acqua, vado a tirare l'acqua. È questo coso qua che non so come si chiama. Comunque con questo vado a tirare via l'acqua e lo lascio più leggero possibile da modo che riesco a stenderlo. Io l'ho steso nella mia terrazza sempre. Adesso che ho lavato, ho preso un contenitore, ho messo un po' di acqua e ammorbidente, vado a buttare sopra e poi vado a togliere tutto l'eccesso di acqua e lo stendo lì in quella cosa lì. Quindi ho sciacquato tutto con l'ammorbidente, tolgo tutto l'eccesso di acqua e dopo lo vado a stendere. Era pesante, però ce l'ho fatta da sola. Una volta steso, continuo a togliere l'eccesso di acqua. E poi il tappeto, dopo più o meno 2 giorni, era asciutto. Comunque vi farò vedere. Adesso vado a lavare un altro tipo di tappeto, che è un tappeto di un materiale che vi consiglio tantissimo perché non si sporca facilmente. L'ho preso questo qua dall'Leroy Merlin. E non si sporca facilmente, è ottimo, facilissimo da lavare, leggerissimo da stendere, ve lo consiglio davvero. E anche se c'è la cacca del pappagallo lì, anche se si sporca, potete pulire con un panno umido mentre arrivate, mentre aspettate l'estate. Allora, ho bagnato tutto il tappeto, poi dentro il contenitore che è giusto, ho messo il sapone con la sbiancante, ho sfregato bene e poi ho sciacquato. Questo qui non ho messo l'ammorbidente perché è un tappeto liscio. Però se volete per profumare potete anche mettere. Dopo questo tappeto ho lavato un altro che è la stessa identica cosa, un tappeto più pelliccioso. Questo è stato il più facile perché era poco sporco. Una volta lavato tutti i tappeti che si sono asciugati, bisogna lavare i tappeti d'estate perché questi tappeti sono veramente spessi, difficili da asciugarsi. Allora d'estate ho lasciato lì steso, dopo un giorno era praticamente asciutto. Allora poi l'ho girato dall'altra parte, certo che dovete pulire bene il posto dove lo mettete. Siccome non aveva più posto, io l'ho messo sul tavolino di plastica, ho pulito bene il tavolino prima di inserirlo e poi l'ho messo lì. E questo è il risultato, sono venuti belli puliti, profumati, poi l'ho arrotolati, ho messo la plastica e l'ho ritirato che così in modo che adesso quando arriva l'inverno lo posso utilizzare anche adesso e sono tutti puliti e profumati. Spero che vi sia piaciuto il video, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video.